realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi abbiamo due ospiti, entrambi in videocollegamento. Nella seconda parte sarà con noi la psicologa Elisabetta Maresio, con la quale continueremo il nostro discorso, che molto ha a che fare anche con i film, ma con la quale parleremo anche di questo periodo particolare che stiamo vivendo. Come di questo periodo particolare parliamo anche con il dottor Andrea Di Lenarda, direttore del Centro Cardiovascolare, nonché membro del comitato scientifico dell'Associazione Amici del Cuore, che è collegato con noi via Skype. Però ci sono dei problemi audio. Chiedo magari alla regia se, essendo appunto in diretta, possiamo risolverli probabilmente tramite il nostro Bernardo Gulotta, che ci aiuta dal punto di vista tecnico con questi collegamenti, perché prima, come sempre, tutto quanto funzionava. Buonasera, Adesso funziona benissimo, adesso funziona benissimo, perfetto. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. intanto cominciamo, professore, con quello di cui discutevamo proprio poco prima di andare in onda, no? Adesso come adesso, quando si parla di ospedali, si pensa esclusivamente quasi, no, al coronavirus. Invece, ed è anche vero per certi aspetti, perché immagino che ci sia tutta una serie di attenzioni particolari, però è anche vero che le attività continuano normalmente. Quindi, come si vive in un ospedale, diciamo così, visto che ormai la locuzione è quella, come si vive in ospedale ai tempi del coronavirus? Allora, un aspetto, correttamente lei ha detto, l'ospedale continua a lavorare normalmente. Ecco, l'ospedale continua a lavorare normalmente per l'urgenza, Sì. perché per l'attività elettiva, per l'attività che si può rimandare, quella che si cosiddetta differibile non urgente, l'ospedale è in buona parte fermo attualmente, perché le forze sono concentrate nel mantenere le attività d'urgenza. Non so se senti sottofondo che c'è un'altra ambulanza che arriva, Ah, no. come ogni ora ce n'è una che gira qua intorno, e dall'altra parte, quindi da una parte mantenere le urgenze, perché chi poverino ha un infarto chiaramente deve essere curato esattamente come prima, e dall'altra parte c'è un'attività molto importante, perché ormai i piani dell'ospedale dedicati al coronavirus, se non mi sbaglio, al momento sono 7-8, Ho tra capito. ospedale maggiore e Catinara, quindi c'è una forza di sanitari, medici, infermieri, OS, che lavorano in almeno un terzo dell'ospedale per il coronavirus. Quindi è chiaro che l'ospedale si è modificato in questo senso. Si è modificato, pare anche che si siano modificate per certi aspetti, magari lei questo, ma sì, lo può sapere. E le abitudini anche, no, dei cittadini, che magari se una volta affollavano per certi aspetti i pronto soccorso, adesso c'è un calo delle. Le posso dire che noi stiamo facendo come attività, noi abbiamo due attività in questo momento come centro cardiovascolare. Da una parte siamo in un team insieme con i riabilitatori generali che gestiscono uno dei 7 piani dedicati al coronavirus nell'ospedale, e questo è un tipo di attività nuova per noi per aiutare rispetto a questa malattia. E dall'altra parte noi stiamo richiamando con follow-up telefonici, cioè telefonicamente facendo un questionario strutturato per capire come stanno tutti i pazienti che avremmo dovuto vedere in queste settimane, in questi mesi, per due motivi: uno, verificare che stiano abbastanza bene visto che non li stiamo Sì. vedendo; secondo, per capire a quando spostare l'appuntamento in sicurezza, per dargli una risposta rispetto al bisogno di salute e per sopravvivere noi rispetto alla massa che dopo la fine di questa epidemia affollerà Ecco. l'ospedale. In questo momento
da un lato sono bloccate le visite, dall'altro tutte le persone ci dicono, giustamente, siccome sto bene, preferisco non venire. Certo. E hanno totalmente ragione. Da un lato perché le indicazioni sono io sto a casa, dall'altro lato perché l'ospedale è sicuramente il posto in cui si concentrano più virus di tutta la provincia di Trieste, perché i malati sono tutti qua. E quindi è corretto che il paziente, se non ha problemi acuti, stia assolutamente a casa e rimandi la soluzione di visite di controllo o esami non strettamente urgenti a dopo questa, perché sarebbe veramente un peccato per un controllo rimandabile prendersi l'infezione. Faccio anche a lei una domanda che circola molto in questi giorni in redazione. Ne abbiamo parlato non più tardi di un'oretta e mezza fa con un libraio, e certamente magari potrebbe sembrare strano che uno faccia la stessa domanda ad un libraio e a un medico, però quando si tornerà alla normalità, insomma, no? Non è che si tornerà alla normalità con un click, cioè immagino che ci sarà un percorso più o meno breve, eccetera. C'è anche questa sorta di equivoco, diciamo così, in cui si può cadere, no? Ma diciamo che uno può trattare questa domanda dividendola in due parti. Una parte tecnicamente legata all'infezione e l'altra parte che riguarda la ripresa di una vita normale, nel senso di comportamenti delle diverse persone. Dal punto di vista dell'infezione, come dicono tutti alla televisione, hanno perfettamente ragione, non possiamo fare una previsione precisa di quando questa cosa finirà, ma se è vero che la prossima settimana dovremmo toccare il picco dell'infezione, è probabile che fine aprile il numero dei nuovi contagi sia sensibilmente, se non azzerato, sensibilmente ridotto rispetto adesso. Bene, se questo è il primo punto, questo non vuole assolutamente dire che fine aprile siamo liberi del virus, sì. Anche perché chi viene contagiato nella seconda metà di aprile sarà guarito un mese dopo. Certo, già sicuro. Finiamo a maggio solo per smaltire i vecchi contagi che devono si ammalano e poi devono guarire. Quindi fino a maggio andremo, anche nella migliore delle ipotesi, a smaltire il virus nei malati. A quel punto la vita ricomincia, ma dovremmo stare attenti, io non sono né un virologo né un epidemiologo, ma ormai lo ripetono tutti, sulla cosiddetta epidemia di ritorno. Cioè che possa succedere che tutti in discoteca, dico i ragazzi, noi ormai non abbiamo l'età, non so se lei va in discoteca. Mai andato, insomma, neanche quando avevo l'età, figuriamoci adesso. No, dico, se a giugno o a Barcola o in discoteca o in qualche concerto si riprendesse normalmente di colpo, siccome il virus non sarebbe eliminato, l'ipotesi che possa riaccendersi la cosa sarebbe un'ipotesi realistica. Quindi andrà avanti abbastanza a lungo, pur verso maggio l'epidemia probabilmente si concluderà. E poi dopo... Questa è la prima parte. Dall'altra parte c'è la storia dei comportamenti. Io credo che questa epidemia ci cambierà un po' la vita, perché abbiamo imparato molte cose da questo virus che ha una capacità di diffondersi velocissima, e quindi già noi abbiamo imparato quanto è importante lavarsi continuamente le mani, ne usciremo un po' diversi e magari molto più attenti. E giustamente, perché finché non ci sarà un vaccino per questa malattia, il rischio di una ripresa dell'epidemia credo che non sarà mai zero fino a quando non arriva il vaccino. Rispetto a quello che lei ha detto prima, no, dottore, forse c'è anche da dire che siccome il virus si è presentato, diciamo, in tempi diversi anche in paesi diversi, è anche probabile che, puta caso, se da noi la situazione incominciasse a migliorare verso fine aprile, può essere che, per esempio, non so, in Francia, negli altri paesi incomincia. O quindi, in Croazia, che è qua vicino. Ecco, quindi, appunto, quindi voglio dire. Le vacanze in Croazia
che sono una meta per i tedeschi che passano per alcuni del Friuli Venezia Giulia eccetera, la Croazia potrebbe essere dai dati un paese che matura l'epidemia un mese dopo di noi e che quindi finirà anche un mese dopo di noi se riescono a contenerla bene. E così è un discorso che vale anche per le regioni italiane, perché io ho detto in maniera forse troppo semplificata: la prossima settimana tocchiamo il picco in media, sommando le varie regioni, ma probabilmente la prossima settimana ci sarà il picco della Lombardia, ma non è detto che ci sia il picco del Friuli Venezia Giulia, perché per fortuna siamo indietro, ma non siamo ancora certi di averla scampata, perché potrebbe essere che noi abbiamo il picco più tardi, perché la stiamo contenendo con le misure corrette che sono state consigliate, ma si arrivi più tardi, e potrebbe essere che il picco nelle regioni del centro-sud sia fra un mese, e a quel punto tutto si sposta avanti fino a giugno. Sì, sì, quindi una situazione di... ancora molto complicata. Le abitudini, no? Le abitudini più che altro, le precauzioni che ci sono state segnalate, alcuni suoi colleghi, soprattutto quella di lavarsi spesso le mani, di tossire, diciamo, proteggendosi con un fazzoletto, o se non c'è il fazzoletto di proteggersi, insomma, quando si starnutisce con l'incavo del gomito, eccetera. Molti dicono, fondamentalmente, sono delle buone abitudini che ci insegnavano parecchio, parecchio tempo fa, che poi con il prosieguo del tempo magari noi abbiamo in qualche modo, se non dimenticato, comunque tralasciato, perché dicevamo, se prendo un raffreddore c'è la VVC, se prendo l'influenza c'è, come si chiama, la tachipirina, tutte queste cose qua. Quindi sono anche fondamentalmente... Era questo che dicevo prima, ne usciremmo diversi, perché ora è chiaro che in ospedale chi fa il medico si lava le mani spesso, ma io ammetto e riconosco che è sbagliato e penso che non lo farò più, che io arrivando a casa la sera dall'ospedale le scarpe le portavo dentro in casa, per dire. Mi sente? Sì, perfetto. Sì. Le scarpe le portavo dentro in casa, e sicuramente portare dentro in casa le scarpe dopo essere stato 10 ore, 12 ore in ospedale, e sicuramente pieno di germi, non è una grandissima idea. Poi ti difendi, prendi i farmaci, ma non è una grandissima idea. Sì. Quindi l'idea di lavarsi spesso le mani, se sei in un posto infetto come noi, come l'ospedale, che è il posto peggiore possibile, quando arrivi a casa a cambiarsi, il fatto adesso di... se uno è raffreddato, se uno ha l'influenza, in questo caso col coronavirus, cercare di mantenere una distanza di un metro, sono abitudini che avevamo un po' perso, tanto è tutto facile con l'influenza, che non è vero, e questo invece, questa malattia ci ha fatto ricordare l'importanza di queste cose. Ricordiamo sempre che, non per ripetere quello che dice il presidente Trump, che ha la capacità di semplificare cose complesse in maniera abbastanza così discutibile, però ecco, noi abbiamo l'influenza causa ogni anno una serie di migliaia di morti, purtroppo, per complicanze, che è una cosa nota da tempo, ma ci siamo abituati. Non per dire che il coronavirus non è una cosa grave, qui la cosa grave è che i morti sono tanti, perché l'epidemia è tutti insieme una massa enorme di persone. È probabile che in questo momento in Italia ci siano 10 volte tanto i contatti noti, no? 50-60 mila sono quelli noti, è probabile che siano almeno 600 mila i malati veri, perché molti sono asintomatici ma veicolano il virus. Tutti insieme basta avere una piccola percentuale di complicanze e gli ospedali sono saturi. Questo è il vero problema. Volevo chiederle, ma non le chiedo un giudizio, le chiedo soltanto se ha un senso da un punto di vista medico, diciamo, no? Questo quesito che viene chiesto in uno dei dei permessi di autocertificazione, dell'autocertificazione, no? Quando viene chiesto, dichiaro di non essere in quarantena, e questo va bene, uno sa se è in quarantena, e poi dice ovvero di non essere positivo al coronavirus. Molti opinano su questa formulazione, intanto perché c'è
questa coniugazione, ovvero che nella lingua italiana dovrebbe essere spazzata via perché non fa solo, riesce solo ad incasinare anche le persone di buona volontà. Ma poi tanti dicono, ma io non so di, posso, mettiamola così, posso non sapere di essere positivo e quindi dichiarerei il falso. Quindi genera anche nella gente, dal punto di vista medico, ha un senso come domanda? No, dichiarare che non si è positivi al tampone non avendolo fatto è ovvio che non ha senso. La domanda corretta sarebbe quella di dichiarare che non ha avuto contatti diretti con persone malate perché non ha il marito, la moglie, il figlio, il padre che è malato, o che non ha contatti con persone che vengono da persone da zone infette, o che non ha sintomi compatibili come la febbre e la tosse, perché certamente non può dichiarare che non ha il tampone positivo se non l'ha fatto. Peraltro adesso i tamponi si fanno solo su gente malata, quindi è chiaro che la gente che gira per le strade ragionevolmente nessuno sa di avere il tampone negativo e tantomeno positivo. Questa sì, appunto, una di quelle cose che possono piacere ai legulei, ma la gente è anche un po' spaventata, molti che ci telefonano dicono ma io non vorrei dichiarare il falso, eccetera. Ok. Insomma, allora, la regola è la regola di buon senso, al di là di queste, di queste autocertificazioni che lasciano un po', a mio parere, il tempo che trovano. La persona, tutti devono stare il più possibile a casa, a meno che non ci siano dei criteri di urgenza e necessità che li portino fuori. Lo devono fare per sé, per i propri cari e per la comunità tutta, perché ognuno di noi può essere veicolo involontario del virus. Certo. È probabile che io, ma lo dico senza ansia e senza cose, che io che lavoro qua dentro e faccio il giro in un reparto di malati di coronavirus sia un portatore. E per questo motivo è logico che io non mi avvicini a nessuno per responsabilità mia e protezione degli altri, che stia lontano da mia moglie a casa e cerchi di non trasmettere la cosa e abbia meno contatti possibile in questo periodo, perché posso essere un veicolo e tutti noi dobbiamo stare fermi a casa senza avere contatti, perché per un mese questo è il comportamento corretto. E pare che in Friuli Venezia Giulia, insomma, riusciamo meglio di altri a sottostare a questo. Dopo un inizio difficile, mi sembra che adesso le cose stiano andando bene. Allora, andiamo, cambiamo un po' prospettiva, no? Nel senso, e partiamo proprio da un'altra questione di cui molto si è discusso e molto si sta discutendo in questo periodo, che è la limitazione, chiamiamola così, dell'attività fisica. Allora, jogging si può fare sotto casa, intorno a casa, eccetera. Nei primi giorni, devo dire la verità, io non ho mai visto tanti panzoni far jogging come si, ma insomma, vabbè, questa può essere anche soltanto una battuta. Voglio dire, da un punto di vista, mettiamola così, dal punto di vista appunto di chi è abituato a fare attività, questo tipo di imposizione, che io mi rendo anche conto, perché io un tempo correvo, per cui insomma le volte che non riuscivo a correre ero piuttosto, insomma, sentivo che qualche cosa mi mancava. E aveva promesso che avrebbe ripreso, però, Ah sì? Ma ormai... Perlomeno a camminare. No, ma camminare cammino. Camminare, devo dire la verità, sono un bravo camminatore, vado anche molto spesso, prima che quando si poteva, dalla redazione al posto di lavoro a piedi, perché insomma camminare mi piace, correre ho un po' di difficoltà legate ad altro, ma comunque... No, basta camminare. Però voglio dire, può essere un problema per chi è abituato appunto a fare attività, anche non agonistica, ecco, intendo. Sì, ma insomma ogni periodo ha le sue necessità. È chiaro che uno vorrebbe fare piacevolmente un'altra cosa rispetto a quello che fa. Se lavora perché lavora vorrebbe fare un'altra cosa, se è a casa vorrebbe fare un'altra cosa. E il bilancio costo-beneficio di uscire e incontrare persone in questo momento è nettamente sfavorevole rispetto al beneficio di continuare a fare attività fisica. E dobbiamo proteggere noi stessi, i nostri cari che vivono con noi e la comunità da questo virus che si trasmette in maniera molto facile. Quindi è chiaro che psicologicamente non sarà piacevole, la forma
la forma scenderà, però speriamo che sia solo per un mese o un mese e mezzo, perché comunque anche prima dicevamo fino a maggio-giugno, ma non fino a maggio-giugno ci saranno queste misure, io credo sì, ci saranno ho capito. Queste misure di contenimento, tutti fermi a casa, ci saranno delle attenzioni a assembramenti, a cose del genere che rimarranno, ma non è che uno non potrà uscire di casa, andare a fare una corsa da solo a Barcola nelle prossime settimane, almeno fino a Pasqua, al 25 aprile probabilmente sarà così e poi mollerà qualcosa. Diciamo che non è bene, non è quello che desideriamo, ma in questo momento è una cosa assolutamente necessaria, sì, e c'è poco da discutere, così è e così bisogna fare. Le attività, per esempio, anche dell'Associazione Amici del Cuore, immagino che in questo periodo si siano un po' anche, come posso dire, adattate alla situazione. Io volevo dire un'altra frase che dico io, che siano state declinate alla situazione, ma adattate meglio. In che senso, dottore? Cioè, diventa anche un... Diciamo che in linea con quanto dicevo prima anche sulla nostra attività, in cui stiamo richiamando tutte le persone per capire se hanno problemi, se possono rimanere a casa in sicurezza, se dobbiamo vederle d'urgenza o quando possiamo rimandare il controllo, ecco, in linea c'è anche questa necessità, e anche noi chiediamo ai pazienti telefonando un'informazione del genere, se rispetto ai normali approvvigionamenti, che sia alimentare, che sia soprattutto di farmaci, persone che magari sono sole, magari sono anziane, magari sono limitate nei movimenti, in cui il figlio, il parente, la badante o il vicino di casa ha difficoltà a aiutare per uscire, per dare supporto a questi bisogni, ecco, gli Amici del Cuore hanno ripensato, abbiamo condiviso l'idea di renderci disponibili. E c'è, gira, lo posso anche dire, gira su Facebook, credo che sia anche comparso in alcuni comunicati stampa, il numero di telefono che io ripeterei, che è 340 28 41 104, poi magari lo ripetiamo, sì, alla fine, come no. Intanto si è preso una penna, in cui un operatore risponde alla chiamata e rispetto al bisogno cerca di dare una risposta. Ci riferiamo ai nostri cardiopatici che fanno tante terapie, che devono spesso andare a recuperare il farmaco in farmacia e possono avere in questa fase delle difficoltà, o può essere molto prudente se sono veramente malandati, anziani, fragili, con tante patologie, può essere prudente stare a casa chiusi, protetti, avere meno contatti possibile. Cerchiamo di dargli il nostro aiuto, come tanti altri, vedo anche si sente alla televisione e alla radio, che si stanno organizzando, anche noi vogliamo essere parte di questa comunità che cerca di supportare i più deboli e aiutarli a risolvere i loro problemi in questa fase particolare della vita. C'è anche la spesa solidale, no? Fra le iniziative. C'è anche la spesa solidale, e quindi cerchiamo di aiutare queste persone nelle esigenze primarie che loro hanno di sopravvivenza, sia in senso di salute sia in senso di alimentazione. Cerchiamo di farlo meglio possibile, dobbiamo anche noi tararci rispetto alla risposta che già qualcuno si è attivato e ci ha chiamato, ma insomma questa è la nostra offerta in questo momento, che vorremmo potesse aiutare più persone possibile in difficoltà. Se c'è una cosa che è uscita in questi giorni, no, rispetto all'emergenza, è che, come si potrebbe dire, nessun settore della vita quotidiana sembra isolato dall'altro, nel senso, parto da qualcosa che magari conosco un po' meglio. Allora, chiudono i teatri, significa che le compagnie non girano, significa che gli alberghi non hanno, insomma, non hanno stanze, significa che i ristoranti lavorano meno, eccetera, eccetera. È più o meno questo tipo di effetto domino, potremmo anche chiamarlo, si riscontra appunto in tutte le realtà, e per certi aspetti ce le fa anche conoscere meglio, no? Nel senso, magari uno non fa molto caso al fatto, per dire, che un ristorante ha bisogno dei fornitori,
che una libreria, per essere rifornita di libri, ha bisogno di chi questi libri te li porta, eccetera. E mi pare di capire che in questa situazione, e lo vedo quando intervistiamo le persone anche che sono, come dire, nostri aficionados sotto certi aspetti, sta cambiando anche proprio il ruolo delle associazioni, no? Che appunto già sono a disposizione, però si mettono a disposizione, verrebbe da dire, quasi in alcuni casi anche non soltanto dei propri associati, in modo diverso, in modo, come si potrebbe dire, in modo quasi trasversale anche. Sì, ma questa è una cosa giusta, ma adesso io non alla sera guardo ogni tanto la televisione, non è che sono proprio uno che segue molto, ma vedo che ormai c'è una gara di solidarietà che prende il volontariato in generale, le associazioni, la Caritas, tantissime persone che cercano in maniera proattiva, invece che semplicemente, come dice lei, le associazioni che hanno i loro soci che ogni tanto vanno in sede, che misurano la pressione, eccetera. Qui ormai c'è una gara di solidarietà proattiva, per cui le associazioni vanno a cercare le persone che sono chiuse in casa, isolate, e per la compagnia. Ma poi non so se ci sono anche cose molto più semplici, ma anche belle per la fantasia, no? Sentivo l'altra mattina che mi ha colpito dei volontari che raccontano a fiabe i bambini per telefono. Sì, questo avevo inteso. No? Si va in maniera molto attiva a cercare il problema e offrire una soluzione, e questo è bello in un paese disordinato come il nostro. In queste difficoltà diventa un paese, quello che sappiamo che è, straordinario, perché riusciamo a essere poco comunità quando va tutto bene, ognuno pensa per sé, ma riusciamo effettivamente a essere tanta comunità, una comunità vera, unita, nel momento della difficoltà, con gare di solidarietà a volte commoventi. Quindi è assolutamente vero, ed è in questo spirito che le nostre associazioni si stanno muovendo, cercando di dare supporto alle persone in difficoltà in questo momento. C'è un dato però che emerge, ma questo magari non voglio tirarla nella polemica, eccetera, però è anche vero che... Basta che non mi parli di Salvini, non mi attiro. No. No, il riferimento più che altro è un po' all'Europa, che in questo momento pare molto assente. Forse magari però alcuni mi fanno notare che su argomenti come per esempio la sanità, la salute pubblica, è difficile che tutti i paesi vadano in un solo, si muovano tutti insieme. Però alcuni anche dicono, è anche vero, che se quando si è incominciato a parlare di questo problema in Europa si fosse detto si fa così, forse certe discrepanze forse si sarebbero evitate. Sì, uno può fare lo stesso discorso anche nelle regioni italiane, no? Sì, questa sì. Non è una cosa, non è molto diverso. Cioè è fondamentale nelle situazioni di emergenza avere una cabina di regia ben identificabile, uh-huh, e chiara, unica, da cui partono i comandi. Che non significa che l'applicazione non possa essere anche leggermente diversa nelle varie regioni e nei vari stati, ma questo è fondamentale. E cosa tipica del mondo italiano, ma anche europeo, come dice lei, alla fin fine si è visto che anche in questo caso, perlomeno all'inizio, si è partiti un po' in ordine sparso. Sì. Forse è inevitabile, perché è chiaro che una legge, una norma che viene tirata fuori il giorno X, quando Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto sono in gravissima crisi, è più difficilmente comprensibile per regioni come la Sicilia, la Sardegna o la Calabria e la Puglia, che ancora il virus non l'hanno visto. È chiaro, e questo può essere anche in Europa, no? Ci sono paesi come la Spagna, l'Italia, la Francia, la Germania, che sono, la Francia un po' meno, che sono male, e gli altri che sono ancora abbastanza protetti. Certo è che se l'Europa non aveva un'unità politica prima, figuriamoci adesso, se in un'emergenza. Figuriamoci adesso. Dottore, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Ripetiamo il numero di telefono? Sì.
340 28 41 104. Risponderà un operatore degli Amici del Cuore, che sono a vostra disposizione per aiutarvi se ne avete veramente bisogno. Grazie al dottor Andrea Di Lenarda, direttore grazie del Centro Cardiologico. Grazie a tutto e mi raccomando, rimaniamo tutti a casa. Grazie dottore, buona serata e buon lavoro. Arrivederci. Grazie al dottor Di Lenarda. Adesso andiamo in pubblicità, poi cambiamo ospite e parleremo con la dottoressa Maresio. Ok, come se chiudi sta roba adesso. Arrivederci. Rieste. Adesso cominciamo. Allora, stavo già discutendo con la nostra ospite che abbiamo annunciato, la dottoressa Elisabetta Maresio, psicologa, che è una nostra ospite molto affezionata e anche molto gradita, con la quale ci eravamo lasciati qualche settimana fa e oggi affronteremo un tema molto, molto particolare, una figura, diciamo così, dell'immaginario collettivo particolarmente gradita e conosciuta. Prima però di affrontare il discorso dedicato al tenente Colombo, io, dottoressa, le chiederei, giusto per connotare anche questo nostro incontro in merito a quello che succede, questa condizione particolare, no, che molti di noi subiscono, che è quella di dover rimanere a casa, che tipo di problemi può comportare, ma paradossalmente anche che tipo di opportunità può offrire? Ecco, io su questo la ringrazio la domanda, perché è una domanda che credo ci siamo posti tutti, e non solo chi è uno specialista, tutti, perché la dobbiamo vivere fortunatamente o sfortunatamente. E indubbiamente può generare paura, può generare stanchezza, può generare fastidio, può generare anche delle situazioni ancora più aggravate. Ci sono state tutta una serie di episodi di cronaca che voi giustamente avete riportato, che sono stati molto importanti e che ci stanno a dire che questa non è sicuramente una situazione facile. Io quello che posso proporre attualmente è l'indagine che stiamo conducendo con l'Università di Padova e in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi abbiamo una grande supervisione sia da parte del professor Dario Gregori sia dal professor Marco Silano, che è dell'Istituto Superiore di Sanità e che assieme a una grande equip con il coordinamento della ZTL Research stiamo indagando attraverso un questionario, e invito tutti i telespettatori a partecipare. Si trova su www.prestainsieme.com. È un questionario in cui ognuno di noi, anch'io l'ho fatto personalmente, può rispondere a delle domande specifiche sul suo stato di benessere. Ho capito. Il fatto è che più noi ne parliamo, più raccogliamo dati, più sappiamo anche trovare delle strategie migliori per affrontare la situazione, perché è una situazione di emergenza che si sta affrontando così, ma certamente non è semplice, per cui ben venga a parlarne, ben venga a buttare fuori anche quelle che sono le emozioni dentro di noi, perché in effetti, standoci vicini e dando ognuno di noi una collaborazione che può essere diretta o indiretta, è una cosa che renderà tutti più forti dopo. Una cosa bella che, se mi posso permettere, fate le quattro, è entrare nella casa di tutti, portando la quotidianità, cioè portando anche dei servizi propri su Trieste, eccetera, oppure dei servizi di informazione che vanno anche a toccare magari la parte del benessere, della ginnastica, eccetera. Tutte queste cose sono veramente importanti, perché il fatto di stare a casa e di appisolarsi sempre di più è nocivo per noi. Sì. La cosa importante è che facciamo molte videochiamate, e facciamo molte attività, in questo momento ci sono tante cose online. Io credo che questa
sia un'opportunità, sebbene difficile, sebbene dolorosa, per scoprire che qualcosa in noi di più c'è, e anche qualcosa di molto di più di quello che crediamo, nel senso che magari facciamo dei corsi online che mai avremmo pensato di fare e scopriamo degli interessi che sono indubbiamente grandi in noi. Okay. Perché non rivedere la nostra immagine, per esempio, che abbiamo, perché non rivedere anche un po' la nostra vita? In fondo, quello di cui parleremo dopo ha anche a che fare con l'identità personale. Si ricorda, la scorsa volta noi parlavamo del fatto che noi siamo confermati come identità dagli sguardi di tutti quelli che incontriamo. In questo momento abbiamo pochi sguardi, no? Abbiamo pochi sguardi, sì. Ora, ragioniamo un attimo, noi di solito come ci presentiamo? Ci presentiamo per il nostro lavoro, ci presentiamo per quello che facciamo, e in questo momento in realtà molti di noi non possono più lavorare o addirittura hanno perso il lavoro. A questo punto noi chi siamo? E questa è una domanda che fa paura un po' a tutti, però che ci costringe a guardare dentro e a vedere che in realtà non siamo solo il nostro lavoro, abbiamo anche tantissime altre qualità. Allora, c'è anche gente che in questo momento riscopre il volontariato, che è una cosa straordinaria, si può fare anche da casa. Io ringrazio tutti i colleghi, per esempio, che danno un supporto telefonico, tutte le associazioni che attivamente in questo momento si rendono disponibili, e come non ringraziare ovviamente tutto il personale medico sanitario della protezione civile, che siano stati ringraziati tutti, le forze dell'ordine, proprio perché attivamente aiutano tutti noi a vivere, anche e soprattutto quelli che sono in difficoltà. Io personalmente purtroppo ho avuto un caso in famiglia, si sta risolvendo molto bene e devo solo ringraziare tutte queste persone. Allora, io intanto do i dati, perché questo è, poi dopo parliamo di altro. I dati oggi parlano di un incremento di 84 casi in più rispetto a ieri, che porta a 1223 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. I guariti in totale sono 52, due invece i decessi in più rispetto a ieri, che porta il numero complessivo delle persone decedute a 72. Il numero più alto per i deceduti è quello registrato a Trieste, seguito da Udine, Pordenone e Gorizia. 54 le persone attualmente in terapia intensiva, i pazienti ricoverati in altre reparti 212, le persone in isolamento domiciliare 688. Allora, cambiamo argomento, parliamo di questa figura molto, molto particolare della, diciamo così, della storia della televisione e, se vogliamo, anche dell'immaginario collettivo, che è quella del Tenente Colombo, che voglio dire ha spopolato negli anni 70 e poi è stato ripreso una decina d'anni dopo, forse con meno fortuna. Che persona è il Tenente Colombo? È uno psicologicamente normale? Allora, lui si definisce non normale, cioè c'è la frase tipica dei suoi film in cui dice c'è qualcosa che non va in me. Io credo che la figura del Tenente Colombo possa esserci utile anche in questo momento complesso, perché in realtà punta molto sull'umiltà. Sì. Dà una risposta a un ambiente molto particolare, che però paradossalmente aveva connotato in parte anche il nostro tempo, perché è tutto ambientato a Los Angeles. Sì. Quindi una città che insomma negli anni 70 era un luogo in cui ai più ricchi era concesso, diciamo, tutto. Sembrava che il motto fosse: più ricco sei, più puoi concederti qualsiasi cosa, è tutto possibile. Lui invece parla di un'umanità diversa, nel senso che si presenta come una persona quasi sciatta, no? Sì. Il contrario, il totale contrario di quello che potremmo immaginarsi. Ci sono due film, due film della serie. Sì. Il primo, che è giusto ricordare perché è quello, tra l'altro, che lei conoscerà benissimo, perché è stato diretto da Spielberg. Sì. E è un giallo da manuale. Come no? Come no? Quello
racconta appunto di questo scrittore, o meglio questi due scrittori di libri, in cui in realtà uno non scriveva affatto. Quindi in realtà il successo era grazie all'altro scrittore, che ha la malaugurata pensata di togliersi da questa società e mettersi in proprio. A questo punto il personaggio che interpreta il cattivo decide di ucciderlo con molta astuzia. Ora, questo, ricollegandoci anche ai film che abbiamo presentato la scorsa volta, un po' è una critica alla società di allora, che potrebbe essere anche quella attuale, perché su Re per una notte, che è un film che abbiamo toccato molto velocemente, sì, l'altro anno, la scorsa molto volta, velocemente, scorsese, diceva sì, però non è proprio vero che tutti possono arrivare a grandi livelli, in realtà solo i più fortunati, solo i più ricchi. Critica che fa anche Joker alla fine, no? Perché alla fine quelli che sono dietro una camera, anche in quel film, sono tutte figure VIP. Sì. Ora, in questo episodio, il primo episodio di Colombo, si nota appunto il fatto che chi uccide è la persona che in realtà era sempre dietro le videocamere, perché si occupava della parte più diciamo commerciale del libro. Era quasi più famoso del suo collega, perché era sempre quello più visto. E nel momento in cui, viceversa, questo non è più possibile, a lui crolla il mondo. Allora, questo è importante fare un parallelismo anche con un film molto più recente della serie, che tutti i telespettatori possono vedere, perché in realtà il problema è anche reperire questi film online, è gratis. E si chiama Le notte di un assassino, è stato fatto nel 99. Sì, è uno degli ultimi. Un film molto criticato da un punto di vista qualitativo, ma sostanzialmente sulla stessa linea. Cioè, c'è un noto, diciamo, compositore, sempre anche questo di film drammatici e gialli, come anche In un sì, giallo è vero, da mamma, anche l'altro scriveva gialli, sì. Gialli, che però in realtà suona quello che gli sta dettando un suo piccolo collega molto giovane e molto umile, che però alla fine dice: no, a questo punto tu hai vinto l'Oscar, io voglio dire la verità, voglio dire che in realtà sei tu che copi me, cioè senza di me non saresti nessuno. Ora, il tenente Colombo, di fronte a tutto questo, rappresenta quell'umanità che si interroga sul fatto che il narcisismo dilagante, che è diventato non solo una sintomatologia ma anche una forma di esistere, in cui quelli che sono più importanti hanno una grande idea di sé, per cui alla fin fine sono loro che vanno visti, sono loro che vanno ascoltati, tutti gli altri possono essere eliminati, perché il narcisista in realtà reagisce con molta rabbia nel momento in cui è contestato, quindi o se ne va o diciamo coalizza tutti per discreditare una persona, oppure appunto, come in questi casi, arriva fino a una rabbia che va a uccidere l'altro. L'atteggiamento, viceversa, del nostro tenente è completamente diverso, perché al posto di avere con questi narcisisti, e questa è secondo me una strategia che possiamo utilizzare anche noi, con tutti i narcisisti che conosciamo, sicuramente conosceremo qualcuno che ha una grande idea di sé, che pensa che gli altri siano tutti molto meno, che si aspetta grandi riconoscimenti, o che magari addirittura ci maltratta sul lavoro e non, no? Queste persone in genere si incontrano nella vita e sono quelle che tendenzialmente spengono un po' i sogni di ognuno di noi, quanti, sì, certo, certo. Allora, io non so se è un'esperienza comune, però a me suona di sì, perché in tanti me l'hanno detto, cioè, poi lei mi dica se sbaglio. Quello che fa il tenente Colombo è rapportarsi con questi non a livello simmetrico, come ci vorrebbe da fare, no? E come lo vediamo più o meno in tutti gli atti polizieschi, no? Cioè, io mi oppongo direttamente a quello che stai dicendo tu. Ecco, questo con gli altri, sì, abbiamo visto che non funziona, anzi è dannoso. Lui, viceversa, è come se si ponga sempre un passo indietro. Lui, infatti, è assillante, racconta episodi della quotidianità,
che per i nazisti non hanno alcun senso. Cioè, lui racconta di una moglie che sostanzialmente noi non vediamo mai. No, sì, non si è mai vista la moglie. Il cane che è bolso, la macchina che chi vedrà appunto le note dell'assassino vedrà che è talmente terrificante che sostanzialmente viene sorpassata perfino dalle biciclette. Ma a quella, quando i ricchi gli dicono: beh, ma insomma, lei potrebbe almeno cambiare macchina, non ha stile, lui gli risponde: beh, insomma, alla fin fine quella di mia moglie è ancora peggio. Così come il cane si chiama cane, sì, perché né lui né la moglie hanno trovato un nome migliore. Quindi voglio dire, è il ritratto di una persona che proprio basa tutto sull'umiltà. Però questa tendenza che lui ha, per esempio, nel che poi riprende, c'è una pagina di Delitto e Castigo di Dostoevskij dove appunto viene spiegato benissimo. Questa idea di insinuarsi nella, diciamo, di iniziare, mettiamola così, rendendosi simpatico a quello che lui sospetta essere il colpevole, e poi incominciare quest'opera quasi tafanica di, come posso dire, di, verrebbe da dire quasi di harassment, cioè di come si dice, di non mi viene il termine. Beh, è quasi uno stalker. Ecco, sì, vero. Perché lui si intromette nella vita di queste persone in una maniera assolutamente invasiva, insomma, con qualsiasi scusa, anche la più piccola, mi sono dimenticato, scusi, ancora una domanda, eccetera. Con la, no? Con la mano anche, e con la mano anche, come dire, in alto, tutta una roba del genere, molto, molto difficile anche da rendere, per dire la verità. Sì, sì, ci poteva riuscire solo Peter Falk perché era cieco da un occhio. Sì, vero, nel senso vero. Che, le spiego, lui ci scherza anche su uno dei film, mm-hmm. Ha una personalità incredibile, lui viene da una famiglia ebrea e ha avuto purtroppo un intervento a 3 anni di asportazione proprio dell'occhio a causa di un retinoblastoma. Capito. Sostanzialmente questa sua caratteristica di sguardo già di per sé lo rende magnetico. Sì, sì, e sì, come sì. Dice lei, il modo di gesticolare è praticamente impossibile da ripetere per di più. Certo, perché ho capito, perché è, come dire, è mutuato dal problema all'occhio, certo, sì. Giusto? Sì, sì, sì. Non ce l'ho mai pensato. Sì, è una sua modalità in cui compensa anche sì. una sua modalità anche di vedere il mondo, ma anche fisicamente. Però è molto interessante, e questo sì. Ci parla del fatto, come dicevo prima, che ognuno di noi ha delle peculiarità che sono straordinarie in realtà. Noi le vediamo come limiti, sì, in realtà sì. Queste sono le qualità che ci daranno più forza. In questo caso, come dice lei, non a caso, lei ha parlato di Delitto e Castigo, che è l'opera che poi ha ispirato. Sì, c'è un riferimento preciso. Modalità. Perché soprattutto loro si rifacevano a Petrovic, mm-hmm. come personaggio. In Delitto e Castigo c'è una grandissima idea morale, cioè il fatto che in realtà chi ha commesso un delitto ha l'opportunità di redimersi nel momento in cui capisce di aver sbagliato. Quello che fa il tenente Colombo attraverso uno stile di indagine che potremmo dire intuitivo emotivo, per usare le parole sì. di Guglielmo Gullotta, che è un noto criminologo italiano, nel senso che lui va proprio a scardinare le persone che si credono così grandi nel piccolo delle loro emozioni, nel piccolo delle loro quotidianità che di fatto non hanno, portando mm-hmm. potenzialmente tutta quanta la sua, sì, e sì. rendendoli praticamente nudi rispetto a una realtà che per loro è molto distante. All'inizio gli dà anche fastidio. No, sì, vediamo certo. delle reazioni abbastanza costruite. Ma lui attraverso questo modo riesce anche a far capire alle persone che la vita è un'altra cosa. Riesce a far capire ai narcisisti che la grandiosità sotto la quale loro si nascondono, quindi la ricchezza, le macchine o qualsiasi cosa di lusso loro stessi, no? Non sono altro che una maschera rispetto a quello che sono veramente. Sì. E alla fine gli pone quasi una domanda incredibilmente di sfida,
cioè quanto grande sei stato a realizzare tutto questo, sì, a realizzare un delitto, a realizzare un omicidio. Lui si basa su piccoli particolari, ma è come se facesse improvvisamente fare una doccia fredda a quest'uomo e si rende conto di quanto piccolo era. Quanto, per esempio, dottoressa, dal punto di vista di noi spettatori, no? E conoscere prima chi è il colpevole, in quale posizione ci mette, come posso dire, nei confronti stessi del tenente Colombo? Cioè noi sappiamo qualche cosa che lui non sa, noi ci divertiamo, nel senso etimologico del termine, a capire, a cercare di intuire come lui arriverà ad incastrarlo, eccetera. Però è uno dei pochi casi, perché poi raramente anche il cinema procede in questo modo, è uno dei pochi casi in cui lo spettatore, diciamo, apparentemente parte avvantaggiato rispetto al detective. Agatha Christie non avrebbe mai fatto una cosa di questo genere. Decisamente no. Però è una grande sfida, perché c'è chi dice che generalmente tutti i telespettatori si vedono nel tenente Colombo. Sì, ho capito quello che dice. Sì. È anche vero che il tenente Colombo è un allenamento costante, nel senso che noi abbiamo un ruolo attivo, però visto la società d'oggi, che era anche quella di allora, perché comunque parliamo di una società consumistica, per cui che forse la nostra è più accelerata ancora, insomma. Quindi l'esempio della bicicletta è ancora più forte per noi. Però dico che in realtà ci fa crescere, nel senso che da un lato ci interessa sempre di più scovare com'è possibile vedere di trovare le prove per questo omicidio, quindi vedere anche come si possono mettere a posto questi narcisismi che incontriamo nella vita. Ma dall'altro siamo un po'... certe volte proviamo un senso quasi di fastidio anche noi sul fatto che lui sia molto lento. Che sia molto? Sul fatto che lui è lento. Il tenente Colombo, visto dalle nuove generazioni, sembra molto, molto, molto lento. Sì, e sì. In realtà la preziosità di queste serie è proprio quello, ridare il tempo e il valore a piccole cose insignificanti che però nell'insieme risultano fondamentali. Può essere anche. Quindi, per lo spettatore è molto delicata la situazione dello spettatore, sì, e questa è una sfida. Può essere anche che per una sorta di convenzione proprio nel rapporto tra spettatore, opera, detective, colpevole, eccetera, si venga quasi portati a dimenticare chi è il colpevole, cioè che la forza di questi, la forza dell'impianto narrativo di questi telefilm fa sì che da un certo punto in poi tu, che comunque sai delle cose più del tenente Colombo, quasi annulli quello che sai per divertirti insieme a lui ed eventualmente proprio per godere assieme a lui della... adesso il termine non è proprio bello, della vittoria, diciamo così, del tenente Colombo sulle persone agiate, sulle persone ricche, eccetera. Può essere che ci sia questo scambio durante il telefilm? C'è questo scambio anche perché in effetti alla fine è vero, noi alla fine arriviamo a medesimarsi totalmente con lui, non ha quasi più importanza il thriller, cioè fattore, diciamo, che in genere ci interessa tanto e ci attira tanto verso un film giallo, in genere è quello sensazionale. In realtà siamo stupiti da questa persona e iniziamo a studiarne tutti i particolari del tenente Colombo, ma anche del presunto assassino, che non diventa più solo l'assassino, diventa, come dice lei, una persona che iniziamo a studiare e a vedere anche come comprendere e anche come a far fallire, insomma, a difendersi da persone così. È anche interessante, pensi lei, che il tenente Colombo ha girato fino al 92 con lo stesso impermeabile, per poi doverosamente cambiarlo, e i suoi vestiti durante tutta la prima serie erano sempre gli stessi.
Sì. Glielo dico per dirle quanto le persone si sono immedesimate in lui in questo film, tanto da avere un atteggiamento così morboso da vedere poi sui social, allora non c'erano, ma queste sono state ricerche fatte probabilmente dopo, sul fatto che addirittura studiavano sia il tenente Colombo per immedesimarsi sia la vittima vista appunto come Enrico da condannare. Allora, dottoressa, la prossima volta facciamo così, la prossima volta, se crede, parliamo invece di... rimaniamo in territorio giallo, no? Che è sempre... poi così anche sviscereremo le ragioni per cui pochi sono quelli a cui non piacciono i gialli, e casomai, se lei ha tempo per dare una letta, tanto saranno 180 pagine, non di più, a L'assassinio di Roger Aykroyd di Agatha Christie. Beh, molto volentieri. Va bene? Sa che adesso condivido la quarantena con tutti, quindi sono super entusiasta di leggere un libro, anche perché mi tengono molta compagnia. E poi là dovremo anche essere molto bravi quando parleremo di tutto ciò, nel non svelare il colpo di scena incredibile che Agatha Christie ci riserva. Quindi la prossima volta ci sentiamo sull'assassinio di Roger Aykroyd. Va bene? Molto volentieri e con piacere. Grazie allora alla dottoressa Elisabetta Maresio, che sempre si presta anche a ricevere i miei compiti a casa, e del resto in questo periodo a casa deve rimanere, per cui insomma è ancora mai come in questa circostanza la locuzione è corretta. Io vi ricordo ancora il numero di telefono dell'Associazione Amici del Cuore, 340 28 41 104, se avete dei problemi, magari pensate che possano essere in grado di darvi una mano a risolverli. Grazie ancora, dottoressa Maresio, per essere stata con noi. Noi chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta. Vi ricordo che adesso c'è il doppio appuntamento con il ballo, e poi vi ricordo che dopo la diretta nostra riprende, quest'oggi è giovedì, quindi continua anche con Ring. Fra gli ospiti di Ring, dalle 22 in poi, sempre in collegamento, ci sarà anche il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, arrivederci a domani. Trieste in diretta torna alle 17:30. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.